Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato da iAlforex.com e questo video è introduttivo di una parte, un estratto della trading room di ieri che praticamente va a far vedere la gestione del rischio di alcune operazioni, di un'operazione in particolare, come è stata effettuata. Cose queste qui che sono sempre difficili da spiegare sia in un corso sia in un libro, in qualsiasi modo si voglia cercare di trasmettere un certo tipo di operatività, non è mai facile se non si è proprio all'interno di quell'operazione. In questo caso, siccome l'operazione è stata condivisa, il tipo di operatività è stata condivisa con gli utenti appunto della scuola Platinum del sito iAlforex, e quindi ho preso l'estratto della trading room dove spiego come vado a gestire questo tipo di situazione, perché ho smezzato una posizione che non stava andando bene, quindi ho alleggerito la posizione, ho inserito un tot di rischio, poi mi ha dato una conferma, ho reinserito nuovamente, quindi ho aggiunto alla posizione che avevo smezzato nuovamente dei contratti, eccetera. Sono cose che ovviamente nel Platino noi facciamo vedere e che danno quella spinta in più, perché noi lì non trasmettiamo solo la teoria e basta, come può fare appunto un corso o un libro, ma si trasmette proprio il modo, per esempio, di gestire una situazione, di gestire un'operazione, che è sempre un pelo diverso in base anche a quello che avviene. Quindi il trader deve sempre cercare di guardare quello che avviene e di rispondere con delle azioni e delle decisioni. Ecco, in questo caso, insomma, quello che vogliamo farvi vedere è questo. Quindi vi lascio ovviamente all'estratto del video, spero che capiate un po' quello che era stato fatto, ma sicuramente lo capirete. Vi ringrazio per vedere questo video, se vi piace mettete like, se non siete iscritti al canale mettete ovviamente l'iscrizione al canale, attivate la campanellina e così potete seguire tutti i nostri video. Quindi vi lascio al video e ci vediamo al prossimo, grazie a tutti. Allora, intanto volevo partire subito dal dollaro australiano che ho rivenduto, come avrete visto sul Telegram, però vi faccio capire un attimo il tutto e come ho gestito la cosa, perché questo più che l'operazione è più importante, altrimenti stiamo condividendo per nulla, ok? Allora, rifacciamo un riassuntino, vediamo un po' che cosa sto facendo, che cosa ho fatto, se sto facendo delle cazzate o meno, così poi potete anche rifletterci su. No, dai, è una battuta. Allora, andiamo a vedere. Allora, ieri, dopo il movimento di volatilità, io avevo provato intanto con un 2% con uno stop sopra questa zona, praticamente, qua, quindi un massimo rischio, diciamo, paracadute, messo molto ampio qua sopra, quindi un 2%, avevo, una volta che il prezzo era tornato al di sotto della barra outside, dopo aver tenuto questa resistenza, ovviamente in virtù di tutta questa dinamica qui, avevo provato a vendere intanto un 2% di totale, quindi il mio totale rischio era un 2% sul capitale che ho nel conto, quindi un 2% sul capitale che ho nel conto, che aveva uno stop praticamente massimo, quindi un rischio massimo più che uno stop qua sopra. Poi vuoi una cosa, vuoi un'altra, il mercato è salito con anche tutte le altre coppie del dollaro americano. Quindi poi io che cosa ho fatto? Visto la grande rialzo soprattutto sopra quest'area, ma ancora all'interno di questa zona, ho preferito alleggerire un po', visto che mi costava molto poco e mi costava esattamente, ve lo dico perché ci ho scritto tutto qui sul diario, e mi costava e mi è costato, perché poi l'ho tolto, uno 0,29%, togliere, quindi alleggerire un po' la posizione che non stava subito andando dalla mia parte, ma anche in maniera molto così, un po' rapida, quindi 0,29, che sarebbero stati 44 euro perfettamente, ve li ho fatti vedere ieri poi tra l'altro nella piattaforma, proprio sulle transazioni. 0,29, 44 su 15.000 sono uno 0,29. In realtà questi 15.000 oggi, come potrete vedere anche dal conto, sono 15.500, però io sto facendo al momento sempre i conti su 15.000, ok? Poi magari a fine del terzo trimestre, quindi a fine di questo marzo, magari possiamo valutare se ricalcolare, almeno io potrei ripensare di ricalcolare il percentuale, diciamo, di massimo investimento su
quello che, come sta crescendo l'equity, o abbassandosi, insomma, in questo caso sta crescendo. Ok, quindi mi sono scritto questo, mi sono scritto chiusa mezza trade 0,78068, Q numero 44, 0,20% dell'equity, euro visto che al momento viola. Quindi, in questo caso, adesso vi faccio vedere quello che ho fatto, perché ovviamente ho inserito questi, sempre questo 0,29 pari 44 euro all'interno di tutto quello che sono stati i miei conteggi. Quindi ritorniamo sui grafici. Questa mattina, in realtà ieri, perché ieri io ho fatto il chart of the day su questo, ovviamente, e mi sono trovato praticamente in una situazione confermativa, diciamo, di quello che potevo pensare potesse succedere. Un last kiss possibile, come l'ho scritto anche sul chart of the day che avete trovato ieri. Quindi c'è stata una falsa rottura di questi massimi, questi classico last kiss, no? A falsa rottura dei massimi precedenti, ritorno, e soprattutto fa swing. Quindi non potevo saperlo ieri sera se non aspettare questa mattina. E questa mattina ho visto che è stata confermato la skiss ed addirittura è stato anche rotto il minimo, quindi è stato proprio confermato, diciamo, la skiss, che la skiss ha praticamente diventa uno swing, diciamo, no? Quindi in questo caso specifico ho deciso e ho fatto due calcoli per fare un certo tipo di cosa. Cioè ho detto, si è creato questo, se adesso lui da qui mi va molto sopra, soprattutto l'area 0,79, che corrisponde anche un po' a più del 60% di tutta la barra setup settimanale, tant'è che io qui sul diario di trading mi sono sempre messo il doppio massimo lower come setup, e anche in realtà la pin sul daily, diciamo, no? C'è questa qui che sarebbe un last kiss, diciamo, no? Allora, se io vado a prendere poi il diario, ma aspettate un attimo, poi adesso vi faccio vedere. Quindi, che cosa ho fatto? Aveva rotto, eravamo circa sui livelli attuali, dove vedete sono praticamente a livelli di entrata. Ho calcolato che cosa? Ho cercato di trovare il punto migliore, non rimanendo ovviamente neanche a 4, 5, 10 pip da qui, ma tenendo uno spazio importante comunque su questo, calcolando quanto senza questa qui nuova la operazione precedente, cioè quella primaria, diciamo, mi avrebbe fatto rischiare, rispostando il stop qui e praticamente andandomi a inserire e inserendo quei 44 euro, ovvero quello 0,29%. Quindi che cosa ho fatto? Allora sono andato a vedere e praticamente ho calcolato, vedete, ho messo new risk 0,93% ridotto il 19 di marzo, cioè oggi. In realtà in questo 0,93%, volevo chiarire bene così capite bene in modo completamente trasparente quello che sto facendo. Questo 0,93% accumula all'interno anche questo 0,29, perché in realtà la posizione, questa qui, se dovesse andare a colpire il punto attuale, cioè dove siamo adesso, dove mi sono spostato, quindi a 0,7930 adesso è lo stop, no? Quindi su quel punto lì non sarebbe in realtà il costo attuale di quella posizione lì dello 0,93, ma avrebbe uno 0,29 in meno. 1,030, facciamo finta, quindi 0,64 sarebbe uno 0,64, però io qui in questa cosa qui, new risk percent, gli ho già messo questi 0,29. Siamo chiari? Avete capito? Quindi in questa percentuale qui c'è già all'interno questa, così io so che il totale di questa è in realtà questo, perché questa io l'ho già chiusa. Anche se è la stessa posizione, facciamo fossero due posizioni aperte distintamente, una l'ho chiusa, non cambia niente, l'ho chiusa questa qui, quindi metà 0,29, lo vado ad aggiungere, 0,93, ho messo il 19 di marzo, dovevo mettere, ieri ho fatto questo, però me lo sono scritto qui, insomma, l'importante è che capiamo quello che abbiamo fatto. E quindi da 0,93, poi che cosa ho fatto? Quindi nel caso in cui mi andava a stop, quindi non incremento, mi metto lì, la posizione va a stop, 0,93 percentuale. Ho detto, visto che il primo era un massimo rischio dell'1%,
scusate, del 2%, però era molto più alto, adesso l'ho un po' abbassato, ho uno 0,93, ma non rischio il 2% ancora, tra l'altro con una conferma ovviamente sul daily, perché è una conferma in più del fatto che possa scendere adesso, no? Con questo last kiss, ci metto un qualcosina in più, no? E ci ho messo uno 0,66 all'incirca, questo 0,66... Praticamente forse mi devo ancora concludere di scrivere. No, l'ho scritto tutto, eccolo qui, 0,65 in realtà, è uno 0,65, perché forse avevo scritto 0,66, ma calcolando poi perfettamente, vedete, ho fatto il calcolo perfetto degli euro, viene fuori 98,66 di rischio, che sono uno 0,65 in realtà, su quei 15.000, perché in realtà poi sono un po' di più quei 15, sarebbero 15,5. Comunque, su 15.000 sono 0,65, 98,66, il costo dello spread è un po' più basso perché sono aperto 7 mini contratti, 0,7 entry level, stop level. Quindi se io poi vado a fare, perché questa è una posizione unica in realtà, no? Se io vado a fare 0,93 più 0,65, io alla fine mi trovo ad avere un 1,58 di rischio, quindi ho sbagliato anche a scrivere, di 1,66 ho scritto, quindi è 1,58 in realtà. Ho fatto un calcolo un po' leggermente sbagliato, che quando vi scrivevo, probabilmente ho fatto, però si tratta di 0,00, quindi anzi è anche in difetto, diciamo, no? 1,58, quindi il rischio totale di questa operazione, che all'inizio era del 2%, adesso già con calcolato la mini minusvalenza dell'altro giorno, cioè questa operazione che ho alleggerito, viene fuori comunque che nel caso in cui la posizione vada completamente a stop, non è detto che io la chiuda prima, perché comunque mi sono tenuto sempre margine, è un 1,58. Avete capito? Stiamo giusti? Quindi ho fatto tutto questo ragionamento e questi calcoli, in realtà li avevo già fatti quando chiusi quella mezza posizione, perché per alleggerire un po' il rischio. Adesso io mi ritrovo, vedete, con allora mi trovo ovviamente con le due posizioni. Il bello della piattaforma DG che ci permette di vedere sia le posizioni singole che l'aggregato. Quindi ho un aggregato di 1,2 mini contratti con un'apertura 0,7736,9, quindi 0,7737 è il mio prezzo medio di carico. Dove ho queste due posizioni, che vabbè, cambia poco. Questa qui perché era stato aperto un mini contratto, quindi ne ho tolto metà ed è rimasto mezzo. Quindi invece di adesso di avere, vedete, in questo caso la posizione tutta 0,7702 praticamente con un mini contratto sperando che il prezzo tornasse, in questo caso avevo alleggerito la posizione, con la conferma ho rincarato, tra l'altro con uno 0,7 invece di uno 0,5, e ho un prezzo medio di carico anche migliore. Avete capito? Quindi, diciamo che, ecco, per trasmettermi un po' quella che è una gestione non anche difficile da spiegare su un libro o su un corso, ma che invece in ottica operativa e in ottica poi di trading giorno dopo giorno, cercando di fare quadrare i conti e far sì che a fine mese si riesca a chiudere bene senza rischiare troppo, perché poi alla fine la cosa importante è sempre quella di gestire il rischio, no? Io qui ho gestito il rischio e quindi questa è quello che ho fatto in questa situazione.